Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare insieme una cioccolata calda super cremosa. E niente, iniziamo subito. Diciamo che questo è il periodo giusto per andare a creare e a bere una cioccolata così. E quindi vi faccio vedere la mia versione. Prima cosa andiamo ad utilizzare il frullatore, quindi veramente super facile da fare per tutti. Vado con il latte. Tutti gli ingredienti, come sempre, li trovate in descrizione. Guardate che aggiungo il restante. Ok. Poi andiamo con 4 cucchiai di Nesquik, o comunque quello che avete. Se utilizzate il cacao amaro, potete utilizzare semplicemente 4 cucchiai normali come questo. Aggiungete però più 2 cucchiai di zucchero. Comunque trovate tutto in descrizione. Poi andiamo ad aggiungere un cucchiaio di fecola di patate oppure di amido di mais, quello che avete. Io ho la fecola, quindi vado ad utilizzare questa. Serve per addensare il nostro composto. E niente, aggiungiamo un po' di cannella, solo perché sa da cioccolato. Però potete anche mettere qualcos'altro se non vi piace la cannella. E il gioco è fatto e andiamo a frullare bene. Ok, ecco il nostro composto perfetto e andiamo a metterlo direttamente su una pentola. Guardate quanto frizza. E ci trasferiamo sul fuoco. Ci rimarremo finché non inizierà a bollire il tutto. Abbiamo portato nel fuoco, mi raccomando, riscaldate sempre, mischiate sempre. Quando inizierà a bollire il gioco sarà fatto. Guardate un po', ha iniziato a bollire, possiamo tenerle altri 5 minuti e la cioccolata sarà perfetta. Abbiamo messo ovviamente la fecola o comunque l'amido di mais per andarla ad addensarla, però potete utilizzare tranquillamente anche la farina di riso. E il fuoco lo terrei medio-basso, l'importante è che se alzate il fuoco, cioè state lì e mischiate perché sennò si attacca, come infatti è successo a me. Quindi. Ok, raggiunta questa consistenza, spegniamo il fuoco. Vedete che è cremosa e andiamo a trasferire il composto in 2 tazze o forse ecco qui il risultato. Ovviamente ci ho aggiunto da questa parte il cocco e anche la panna, come potete vedere, è davvero super cremosa. Dall'altra invece solo la panna perché mio marito non piace il cocco, però posso assicurarvi che è super buono. Ovviamente potete condirlo come volete, potete aggiungere anche altro, magari scaglie di cioccolato, gocce di cioccolato, vedete voi. E come sempre io vi ringrazio per aver visto il video fin qui, fatemi sapere se avete mai provato questa versione e se vi viene buona. E ovviamente cosa ci metterete sopra. Ci vediamo sul prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti!